questa raccolta che abbiamo chiamato, intitolato Pagine di Filo. L'abbiamo inaugurata 2 anni fa a un precedente festival. È una raccolta di tutte le insegnanti delle scuole di ricamo che vogliono e che hanno voluto lasciare una traccia per i posteri, per cui abbiamo diverse tecniche che provengono da tutta Italia, ognuno quella che sente propria, ovviamente, per cui c'è una buona parte siciliana, insomma da nord a sud. E nel corso della giornata è stata anche presentata la novità del ricamo interattivo. Interattivo perché normalmente si ricama da soli, nel senso che il lavoro, anche se in un telaio comune, però diciamo l'atto è soltanto una persona che lo fa, entrando e uscendo dal tessuto con l'ago. In questo modo invece, incuriosendo magari le bambine, chi dice ma che cosa fanno, un ricamo interattivo, perché uno spinge l'ago da questa parte e l'altro lo introduce, lo fa uscire dall'altra, in modo che si ricama in compagnia. Intanto si chiacchierà anche. Sì, soprattutto. E infatti è molto utile per socializzare, perché ci si guarda negli occhi, si interagisce con l'altra persona, non è un atto soltanto singolo. In questo libro si racconta come lei è arrivata a questa scoperta, a riscoprire queste tecniche che sarebbero andate perse perché erano delle prime del Novecento, per cui questo titolo che abbiamo dato, Trame Mediterranee, appunto perché c'è questo fil rouge, questo filo che ricollega un po' tutte le storie, anzi tutte le arti di filo che sono nel nostro paese. Sì, diciamo che sono stato invitato dalle amiche della Corporazione delle Arti del Filo per fare un approfondimento storico-archeologico, anche grazie all'aiuto del mio collega tunisino Amin Ayari, in collegamento da Tunisi, sulla storia del significato anche della porpora, che appunto nel territorio nostro di Marsalese appunto ha anche la sua origine grazie ai nostri antenati moziesi. Quindi il mio intervento si è concentrato specialmente sull'evoluzione della porpora, l'utilizzo della porpora nel corso dei secoli e anche il cambiamento di significato da potere imperiale romano fino al potere ecclesiastico paleocristiano, quindi il cambiamento di significato da potere reale a potere spirituale.